Dei ricordi bellissimi. Infatti la cosa più strana, almeno a me non è mai più capitato, ed è abbastanza raro che capiti, di girare un film sempre nello stesso luogo, e quindi sei costretto, anche quando non sei in scena, a stare lì. Si crea inevitabilmente un'atmosfera di grande fratellanza, anche spesso di tensione, di molto comunitaria, inevitabilmente. Ma la cosa che ricordo bene è stato tanto prima di cominciare a girare le letture insieme a Ettore e a Scarpelli, ed era come assistere, anzi ti veniva voglia te, attore, dire vabbè mi ritiro, siete talmente meravigliosi e bravi voi che c'era proprio, era questo passarsi la battuta fra Furio e Ettore che era meraviglioso. Poi ricordo un aneddoto molto divertente: all'inizio delle riprese Ettore disse, vabbè adesso cominciamo, sappiate che tutti voi dovrete mangiare la stessa cosa per circa 2 mesi, perché ovviamente avevamo il piatto, per cui decidete, diteci cos'è che vi piace, cosa non vi piace, tutti a cercare di immaginare una cosa. E fu meravigliosa Stefania Sandrelli, che nella sua grandissima ingenuità che la rende una bambina speciale, disse, io voglio la trippa, e tutti a dire, ma scusa, la trippa forse, non so, la trippa, no? Perché a me mi piace la trippa, sì, però per 2 mesi, tra l'altro a orari assurdi, tipo alle 9 del mattino, come fa, con sta trippa, lì prese la trippa, per cui io ero fortunata, perché siccome come al solito facevo una nevrotica stronza, anoressica, per cui avevo della, no, avevo la presaola. Allora, presa la pari alta, ero quella che mangiava poco perché ero molto nervosa, ero il personaggio di una figlia in conflitto con un padre assente, accanto a un fratello che era Giorgio Tirabassi, tossico, il quale era stata rasata da pata a zero, e questa cosa non andava molto giù, c'era una specie di bandi vuoto qua. Però a parte questo, a parte l'anomalia di un set così, è veramente anomalo. Io ricordo delle meravigliose passeggiate con Ettore e Vittorio, cioè io in realtà sono molto grata a Ettore per avermi fatto partecipare a questa cosa, ma soprattutto anche per avermi fatto stare molto con Vittorio Gassman, che per me è una persona che, come dire, è fondamentale della mia vita. E quindi ricordo queste stranissime, lunghissime e piene di aneddoti e di ricordi con Vittorio Ettore lungo gli acquedotti, lungo la, per cui molto scenografico anche come ambientazione. E poi ricordo la presenza dietro a me, devo dire, non voglio peccare di presunzione, oppure voglio semplicemente manifestare il mio carattere, a me non mi ha mai, non mi sono mai sentita in soggezione con Ettore Scola, mai, perché fra me e Ettore, e credo che Gigliola, la moglie, può testimoniarlo, c'è sempre stato un grandissimo affetto. Cioè, io non l'ho mai visto, pur sapendo, non l'ho mai visto come il grande maestro del cinema, ho subito visto in lui un lato umano, extra professionale, con il quale sono entrata subito in sintonia, molto in sintonia. Cioè, per me Ettore era una persona familiare, non so, con cui mi sentivo totalmente a mio agio. E semplicemente, una parola molto semplice, al quale volevo un bene immenso. Cioè, io veramente ho conosciuto tantissime persone nel cinema, ho avuto la fortuna di conoscere anche quelli che appartengono, diciamo, alla vecchia guardia, e di stare molto vicino a loro. E forse Ettore è una delle persone a cui ho voluto più bene. Ettore e Vittorio Gassman sono le due persone a cui ho voluto più bene, perché di Ettore mi emozionava l'intelligenza. Allora, siccome a me l'intelligenza è forse una delle cose che emoziona di, a me mi emoziona di più, l'intelligenza di Ettore Scola era talmente speciale, senza essere mai pesante, talmente sottile e talmente precisa e talmente anche spiritosa, acuta, insomma aveva tutte quelle doti che fanno dire di una persona che è molto intelligente, e oltre a questo era anche molto simpatico, molto sensibile. Insomma, io le volte che ho avuto occasione di stare con lui e mi sentivo fortunata di avere un essere speciale con cui condividere qualcosa. Poi il fatto che mi abbia fatto lavorare insieme a lui per me è stato un grandissimo onore, è stata un'esperienza che non dimenticherò mai, ma il fattore umano Scola per me vale più di ogni altra cosa.